Un caro saluto a tutti e benvenuti nel canale. Io sono Fabrizio e oggi continuiamo con la seconda parte dedicata all'uso di Gamecaster, questo software che ci permetterà di fare lo streaming sia su Twitch, YouTube, Facebook ed anche altre piattaforme. Nel video precedente abbiamo trattato quella che era la parte introduttiva, ovvero l'installazione del programma, come va utilizzato, quindi il settaggio dei vari parametri, quindi mixer e la creazione delle scene. Se vi siete persi il primo video, vi invito a dare un'occhiata alla playlist dove troverete tutta la serie dedicata a Gamecaster. Oggi tratteremo la fase di allestimento delle scene. L'ultima volta noi abbiamo visto come si creavano le scene, ma adesso però andremo ad affrontare appunto l'allestimento e quindi la creazione delle scene. Per prima cosa, selezioniamo la scena che vogliamo modificare, clicchiamo su Edit e si aprirà la schermata. Allora, a questo punto diamo un'occhiata. In questo momento ci dice che c'è la webcam selezionata e noi infatti la vediamo nel riquadro in basso a destra dello schermo. Poi abbiamo Any Game Source. Questo che cosa significa? Che su questa schermata noi potremo e possiamo far sì che venga visualizzata la schermata del gioco. In questo caso qui, siccome sulla prima schermata non voglio che ci sia il gioco come sfondo, ecco che andrò a deselezionare, o meglio, si può anche eliminare. Quindi andremo ad eliminare tutto quello che non ci interessa. Lasceremo solo Ads, questa qui, Scene Background, ovvero lo sfondo che noi vogliamo mettere su questa schermata. Per prima cosa, se abbiamo uno sfondo che vogliamo caricare noi, andremo a fare Choose Media File to Upload. Dopodiché andremo a selezionare lo sfondo. Io, ad esempio, voglio mettere come sfondo questo sfondo del Turbo Star di Ralph Garage, che è una mod, quindi andremo a selezionare e faremo apri. A questo punto ci farà vedere l'anteprima dello sfondo. Una volta fatto ciò, andremo su Upload e attenderemo il caricamento. Una volta fatto questo, il nostro sfondo è stato caricato. Vi consiglio sempre, prima di fare altre operazioni, di andare su Save e salvare. Fatto ciò, inizieremo a mettere un po' di cose qui sulla scena. Perfetto, una volta fatto questo, passiamo alla seconda schermata. Andiamo su Diretta. In questo caso qui sempre la solita cosa, Edit, e in questo caso qui noi qui abbiamo la schermata dove la webcam, diciamo che noi possiamo metterla o meno. Quindi se noi vogliamo avere la webcam mentre stiamo utilizzando un software o il gioco, la lasciamo, altrimenti in questo caso qui la deselezioniamo oppure l'andiamo a cancellare. E adesso vi farò vedere un esempio pratico. Adesso se switchiamo sulla scena, ecco che vediamo la nostra schermata di gioco. Quindi fatto questo, fatto ciò, andremo a creare l'ultima schermata, che è quella principale.
finale, quindi stessa cosa, andiamo qui, edit. A questo punto, se vogliamo, intanto andiamo a deselezionare la webcam nel caso in cui non vogliamo la webcam, quindi possiamo anche cancellarla. A questo punto abbiamo due opzioni: o lasciare la scena sullo sfondo del gioco, andremo ad aggiungere la scritta, oppure semplicemente potremo eliminarla e quindi andremo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima. In questo caso però, dato che noi abbiamo già caricato il nostro sfondo e vogliamo riutilizzare quello stesso sfondo, come vi ho anticipato nella prima parte di questa serie, i file vengono salvati in cloud. Quindi per andare a visualizzare tutti i file che noi abbiamo caricato dobbiamo andare su Browse. Ed ecco qui che ci sono tutti i file che io ho caricato durante questi anni. Adesso andiamo a cercare lo sfondo. Eccolo qua, TurboStar, perfetto. Cosa dobbiamo fare? Clicchiamo sopra, select, ed abbiamo aggiunto la scena. Dopodiché clicchiamo su save e la nostra scena è stata aggiornata. Quindi ricordiamoci di andare su edit e poi Scene Background. Ovviamente se vogliamo aggiungere un file e lo dobbiamo caricare, faremo Choose Media File to Upload. Se invece i nostri file sono già stati caricati precedentemente, andiamo su Browse e poi andremo a cercare il nostro file. Andremo a fare select e poi verrà aggiunto. Questo episodio termina qui. Come sempre io vi ringrazio di aver guardato questo video. Se vi è stato utile vi invito a lasciare un bel like al video, a seguire il canale e a condividerlo con i vostri amici. Io sono Fabrizio, vi ringrazio ancora una volta e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e grazie.